Signori, ben ritrovati sul canale, riprendiamo. Centrale, a quanto pare abbiamo un corpo sul tetto del Gotham Herald. Falcon 4, chiudo. Vabbè, hanno trovato un corpo, non ci interessa. Allora, dobbiamo riconquistare Gotham. E non sarà un lavoro facile, ma per il momento... Hai sentito dell'enigmista? È uscito di testa, più del solito. Vabbè, dai, lasciamo stare. Per il momento andiamo a occuparci di queste fasi iniziali, perché mi sembra tutto ancora molto molto bloccato. Questo qua cos'è? Una citazione al film di Tim Burton? Al primo film di Batman? Freghiamocene. Siamo a Chinatown. Bella. Tranina. Evacuazione. Batman si prenderà cura di Crane. E io mi prenderò. Pietano. Questa città. Chi è Pietano? Ma io voglio andare a salvare le genti. E la sei cercata a forza di voler. Ho sentito, signori, che ci sono parecchi problemi per quanto riguarda la versione PC di questo gioco, ma proprio roba grossa, cioè c'è la gente indignata su Steam. Sicuramente sono cose che verranno sistemate a breve, perché ho abbastanza fiducia in Rocksteady, però mi sembra una cosa molto strana. Molto molto strano. Peccato, cavolo. Bravo. Non puoi fermarci ora. Mi sa che dovremmo menare le mani. Venite, venite tutti, bastarde. Parabarava. E vacca puttana, cosa mi ha fatto questo qua? Cioè, osi picchiare Batman? Ma pensa a te. Mamma mia, è diventato velocissimo. Si smanetta, signore, sì. Alla fine c'è il free flow qui. È smanettare con un... Smanettare come un pazzo. Però... ne vale la pena. Ne vale la pena perché alla fine è un... No, non ho capito. Mi dice di schiacciare le due, però non... non mi ferma quella presa lì che mi fa. Com'è morto questo? Cioè, è morto. Svenuto perché Batman non uccide. Dove sei? Arrivo, Agents. No, vi dicevo che è un sistema che comunque... sei in salvo. Grazie, Batman. Può avvicinare chiunque ad un gioco come questo, perché... pacca puttana che trappola. La città è perduta. Non abbiamo più speranza. Resta qui. Manderò qualcuno a prenderti. Che stai facendo? Cazzi miei. Aumento le mie chance. Pareggia i conti. Fammi fermare quell'altro. Cosa vuol dire? No, mio Dio. Eccola finalmente, signori. È arrivato il nostro tank. Devo rintracciare quel veicolo militare. C'è una volante all'inseguimento. Trasmetto la sua posizione. Oh, là, così la proviamo. Che anche qui ci sono un po' di... ci sono un po' di pareri discordanti. Accelera. L'impresa del cavaliere. Mamma mia. Richiama i tuoi, Jim. Golf Oscar 56, qui è il commissario Gordon. Interrompete l'inseguimento. Non spara? È troppo pericoloso. Signore, siamo... va via un po' di culo, eh. Freno, retromarcia, eccetera. Arrivo, arrivo. Cosa? Ci hanno appena sparato un razzo. Chi diavolo sono quelli? Auto 56, ritiratevi, è un ordine. Fa? Lasciate fare a Batman. L'unità 56 è stata colpita da un razzo. Sono morti, signore. Dannazione, per favore, Batman. Via, via, tutti. Non preoccuparti, è mio. Boh. Ma non gli ha fatto un cazzo. Qui quasi a non qui, qui avete sospetto attraverso
Sì, diciamo che va via un po' troppo di culo, eh. Questo mobile qua per essere un carro armato. Esci. Ecco, il veicolo è stato neutralizzato. Devo interrogare il conducente e scoprire cosa sa. Vabbè. Devo uscire anche appena dopo. Stai lontano da me. Sta lontano! Sono vicino. Cosa sta facendo? Se mi tocchi solo con un dito, ti uccideranno! Poi perché c'è sempre la voce di Ragù? No, ma che bug è? Perché non lo prende? Sparisci demente! Aspetta che... Sta lontano! Guarda le ruote come gira! No, ma ci credo che gli dico, guarda come gira! Cioè, ragazzi, ci sta che fa quelle curve lì, c'ha le ruote dietro auto sterzanti. Solo che non mi... No, ma che bug è? È lui che devo prendere. Ah no, è qua. Vaffanculo, come cazzo ha fatto andare a finire lì? Stai lontano da me. Sta lontano. No, ma secondo me c'è qualcosa che non va. Cioè lui non doveva finire lì, signori. Secondo me è volato fuori dalla macchina e si è compenetrato. Ma porca puttana, ma davvero? Ma no! E demente poi lo dice tua madre. No, ma che baganza è? Sposta sta macchina. Beh, cominciamo bene con la Batmobile, dai. No, ragazzi, provo a ricaricare. Sì, sì, no, questo, guarda, c'è il piede fuori. Questo è volato dentro. Ma porca troia, che bug di merda. Non è una bella cosa, questa. Questa non è una bella cosa. Proviamo a uscire. Facciamo in diretta, così non ci sono storie. Stavamo proprio parlando dei problemi del nostro Arkham Knight e subito ce ne buttano lì uno sul piatto d'argento. Strano, strano, roba del genere non mi era mai accaduta né nell'Asylum né nel City. Strano, è un gioco simile. Ok. Va bene signori, la rifacciamo. Ok signori, l'ultimo razzo. Boh. Ecco, il veicolo è stato neutralizzato. Devo interrogare il conducente e scoprire cosa sa. Sì, sì, era stata una baganza incredibile. Porca troia, che brutto. C'è stata una patch da 3 giga e mezzo, appena ho messo dentro il disco, cioè. Dov'è lo spaventapasseri? All'inferno. Cos'è? Se la tiene lui. Dove si trova? Non ho niente da dirti, Batman. Parla, o spezzerò ogni osso del tuo corpo. Ok, ok. Lavoro in un attico in zona Chinatown. Lo giuro, non so nient'altro. Se stai mentendo, ti romperò anche l'altro. L'altro cosa? Boh, così ti ricordi di me. Ah, la visione del detective. Oracle, esamina l'analisi chimica che ho appena inviato. Certo. È quello che penso io. La nuova tossina di Crane. Un campione incontaminato. Non scherzavi? Farò una scansione chimica con il Bat Computer. Tu che intendi fare? Crane ha un nascondiglio da queste parti. Andrò a fargli visita. Speriamo il Bat Computer. Sia l'occasione che cercavamo. Allora, signor Crane, vengo a farti visita. Ci vengo in macchina, ma sì, dai. Che cazzo ce ne fotte? Spacca tutto, spacchiamo tutto, vediamo la distruttibilità che c'è, ragazzi, eh? Non sarà a dei livelli
astronomici, però cioè, voglio tutti giù l'albero. Madonna, anche l'albero. Il posto è questo, devo perlustrare l'attico all'Olimpia. Cos'è quella là? Non lo segna. Ma a me non dispiace, sinceramente. Io qui non ci resto. Parapararam. Guarda che mi viene a prendere. Che figa. Sparami fuori. Sì, ragazzi, i doppiatori italiani sono sempre i soliti, comunque. Li sentiremo da qui a... Quanto dobbiamo tenerlo dentro? Quando uscirà la Play 10. Fate del vostro meglio, sto morendo di noia. Allora, devo andare qua dentro. Ti daremo quello che ti spetta. Perché aspettare? Potremmo darle subito una dose. Come vuoi, dirò allo spavento passeri che è un'idea tua. Attenzione, per mappa! Ma ha fatto a vedermi subito, volevo entrare... Merda! Niente, non riesco a... No, cambiate l'esplosivo, non lo voglio. Spacca tutto, ma spacca gli denti, ma che cazzo te ne frega. Pa! Ancora vivo, sei. Mamma mia, che calcio gli è arrivato. Allora, no, io voglio i... Oh, fico, è vero. Io voglio questo. Questo cos'è? Ah, telecomandato, già? Bene. Colpiamo un negozio di liquori. Allora, di qua non possiamo entrare, però sicuramente... Come questi giochi ci hanno insegnato da tempo, ci sono altre vie. Centrale, c'è una sommossa a Chinatown. Passo. Guarda. Eccola qua. Non sono affatto sorpresa. Dovreste rivedere. Non ho buttato il fumogeno. Figa, che due palle sta carica, non riesco a farla, non riesco a bloccarla. Lo premo nelle due, ma... Poison Ivy, bastarda. Ed era velenosa. Beh, questo ha reso le cose più interessanti. È una bella topa in Arkham City. Signore, è Batman. È cambiata qua. Ti aspettavi di trovarmi, Batman. Temo di doverti dare una delusione. Da cioè? Un'occhiata alla camera. Voglio che pregusti la paura che sta per arrivare. Ascolta, pazzoide. Noi ora usciamo di qui, piano piano. Niente colpi di testa o le salta il cervello. Intrigante, ma solo uno di noi uscirà da questa cella. Sì, secondo te... No! Le fai il culo così a questo. No! No! Bravo, Nador. Sei intelligente. Beh. Minchia, fatta una ceretta ogni tanto, eh? Togliere qualche edera. Che cosa ci fai qui? Perché Crane ti ha rinchiuso? Non saluti? Eh? Dimmi. E se per caso non volessi? Anche la povera Harley. Povera Harley è rimasta da sola. Ti avremmo fatto fuori tutti insieme e Gotham sarebbe stata nostra. Sul mio cadavere. Credo che l'idea fosse quella. Gli ho detto che non ero interessata a patetici giochi da umano e quando mi sono svegliata ero rinchiusa in quella stanza. Sfortunatamente per lui sono immune alla sua lurida tossina. No. La natura vince sempre.
Occhio Batman. Dai, cazzo. Non imparerà mai? Sì. Io sono già qua, guarda. No. Sì. Sapevo, figa. Ora tu vieni con me. È un gallo della Madonna. Bastava chiedere. Che succede? Chi è? È la Madonna. Un autoblindo. Ma è piccolo. È direttamente a Black Ops 3 è arrivato. Via, via, via. Porca vacca, ma quanti soldi c'hanno? Non ti muovere. Questa è milizia. Sei sicuro che sia lui? Confermato, il Batman. Sir, il blindato di supporto non è nessuno a bordo. Bene. Credevo che fosse dura, invece è bastato... Quindi... chiamiamo la nostra... Bat-Bat. Mamma mia. Mamma mia. Cannone da 60 mm operativo. E vacca puttana. Sì, vabbè. È stato un po' brutto da vedere, con scusa di niente, ma vabbè. Batman, ho avvistato altri sei carri senza pilota in arrivo attraverso Chinatown. Saranno lì a momenti. No! Beh, ma ragazzi, ma... è una figata, cioè diventa un mech. Spara Vulcan. Cioè, ma stiamo scherzando? È diventato World of Tank? Perché la criticano così tanto? Scusami. A me non dispiace. Pa 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 pa. Che belli effettini. Pa! Quanti soldi ci avete da buttar via tutta sta roba? Controllo remoto. Ok. Devo parcheggiare qua? Sì. Dobbiamo andare. Il campione degli eufemismi è tornato. Siamo amici adesso, sei contenta? Oracle, devo sapere da dove arrivano quei blindati. Ho individuato elicotteri da sì, trasporto. Sì, uno che c'ha un sacco di pila. E ne arrivano altri. E la Madonna. Attivare la diagnostica armi della Batmobile. Ora si va in guerra. Porca troia. Allora, così diventiamo un super mega tank. Così facciamo le nostre cosine. Andiamo avanti ancora un po'. Via, vi tiro sotto tutti. Qua dobbiamo andare? No, ma freno, che palle. Mi viene da frenare col... ecco, il freno. Il freno con la retromarcia così veloce. Cosa devo fare? Scatena potenza, micidiale, Batman, distrugge i bersagli, i nemici, evita il fuoco in arrivo. Ah, lo devo fare. Ok. Simulazione attivata. Test diagnostico dei sistemi di energia dell'arma attivato. Va bene. Fase 1. Distruggere i bersagli per caricare l'energia dell'arma e attivare batteria di missili. Minchia. Ok. Ah, ok. Più facciamo danni, più carichiamo la super mossa della Batmobile, in poche parole. Batteria di missili livello 1 pronta. Livello 1, figa, quindi a livello 2 sarà paura. Fase diagnostica completata. Fase 2. Caricare a livello 2 batteria di missili. Distruggere fino a 4 bersagli insieme. Fico. Facciamolo. Beh, naturalmente ve la taglio per... ehi. Batteria di missili livello 2 è pronta. Prima di sparare devo portare l'arma secondaria al livello 2. Sì, ce l'ho già a livello 2. Prima di sparare devo portare l'arma secondaria al livello 2. Fase 3.
Fase diagnostica completata. Ah, me lo fa in automatico. Pensavo di doverli... danni, l'energia dell'arma si scarica. Caricare a livello 2 batteria di missili e distruggere 4 bersagli attivi per completare il test. Ancora, madonna che palle però. Ok, loro ci fanno questi bei... ci fanno la grande grazia di mirarci con questi laser, così capiamo se è il momento di spostarsi. Ma c'è anche... guarda, c'è lo strafe. Batteria di missili livello 2 è pronta. Test diagnostico completato. Boh, io sinceramente, signori, non... non capisco tutto questo dente avvelenato contro... Ho avvisato la polizia di ci sto andando adesso. Distrugge la squadra di blindati. Qui è il commissario Gordon. Abbiamo numerosi blindati ostili schierati in città. Gotham è sotto attacco. Sì, diciamo che quando la usi come auto normale non tiene un cazzo. Cioè sembra... ma forse il casco, le gomme fredde. Merda! Uno lo facciamo saltare subito. Merda. No, ho sbagliato il tasto dello strafe. Ic. Ma sei lento a mirare, nano. Merda, anch'io però faccio cagare. Ok, quanti cazzo ce ne sono? Ma chi è che c'ha tutti sti soldi? Solo Bruce. Non puoi averceli anche tu. No, stronzo. No, via. Ok. No. Non ci provare. Che ormai ce l'ho carica. Però cazzo, tutti a lui. Non volevo tutte lui. Bene. Se non c'ha Poison Ivy da parlare. Jim, i tuoi possono riprendere le pattuglie. Blindati sistemati. Grazie a Dio. Speriamo che siano gli ultimi. No, no, ancora che mi diverto. Prepara una cella di isolamento nella prigione della polizia. Sto arrivando con Ivy. Palle. Sfide. Realtà aumentata, Sarara. Sì, per forza. Allora, portiamo in galera... Falcon 4 centrale. Sembra esserci uno stagio a porto, a est degli studi cinematografici. Ci sono stati degli spari, fatto. Vabbè, queste cose radio mi interrompono, mi viene da ascoltarle, ma non c'entrano quasi un cazzo. O quello che sto facendo. Quello fuori si asfalterà, via! Si asfalterà. Toh! Ah, gli dà la scossa, cioè non uccide neanche tirando sotto, gli dà una scossona forte che li fa volare via. Sicuramente bene non farà, ma... felice di averti qui, Batman non ammazza. Poison. Ci salutiamo, eh. Piano, piano, piano. Madonna. Sì, anche perché se mi spari, cioè, non è che risolvi tanto. Guarda che roba. Novità nell'analisi della tossina della paura? Ci vorrà ancora un po'. Passa alla torre dell'orologio quando puoi e ti mostro cosa ho scoperto finora. Dove hai imparato a guidare? Non ti sei divertita? Guarda che non vedi un cazzo lì. Chissà che vomito a star lì dietro. Con quei movimenti lì avrà sboccato ovunque. Va bene, portiamo dentro uno. Signori, strano che sia così remissiva, però mi sembra quasi una trappola. Lo spaventa passere ti schiaccerà, Batman. Sì, suca. Sul serio, perché ti dai pena per questi sacchi di carne? Disordini?
Siamo in stato di guerra e non abbiamo né gli uomini né l'equipaggiamento. Bene, guarda chi c'è. Ivy, una preoccupazione in meno. La cella di isolamento è pronta. Poi è pettinata bene. Fai buon uso. Sembra una damigella, sì. Bene, un'altra cella. Già comincia a sporcarsi Batman, perché una cosa che a me era piaciuta tantissimo negli altri è che più il tempo passava più rovinava il mantello, l'armatura, scia di paura. Poi gli cresceva la barba, cioè era piccole chicche. Infatti anche adesso, se state notando, il mantello comincia già a segnarsi. Aspetta, eccolo qua. Comincia già a sporcarsi, comincia a rovinarsi l'armatura. Parliamo. Non puoi rinchiudermi qui come un umano. Sai che queste pareti non mi tratterranno a lungo, ma se l'idea ti rassicura, ti concederò questa fantasia per ora. Si vede che o non hai nulla da fare o non riesci a uscire veramente. Farmi evadere da quella cella a Bladeven, perché non provi ad arrestare lei? Rinchiudermi è un segno di disperazione, Batman. Lo vedo nei tuoi occhi. Tu hai paura. Mi sa che non hai capito un cazzo della vita. Comunque è bello che si inculano l'un l'altro. È stata Harley. Così primitive rispetto alla consapevolezza vegetale. Vabbè, ma hai già rotto i coglioni. Signori, facciamo una cosa. Abbiamo visto la Batmobile. A me sinceramente mi sta piacendo. Pronti via. Non mi piace molto... Chi è questo che parla? Ehi, hey, Batman. Sto iniziando a trovare Ivy... Insomma, attraente, dici che è normale? Sì, ci cascano tutti, quindi sappiamo già che uscirà per colpa tua da quella cella. No, vi dicevo, non mi dispiace, a parte quando la usi come macchina normale, che un po' va via di culo, sembra burnout, però vabbè. Non tentare di avvicinarti ai rivoltosi, ci siamo intesi? Finirai fa per lo stesso. Tieni con Clarisse, non sono un codardo, Batman, ma fermare quegli animali sarebbe un suicidio. Sono troppi. Che animale. Ah, criminale, sì, pinguino, due facce, vabbè. Bello che possiamo parlare con tutti. Ma che faccia questo? Si entra e si esce solo attraverso il parcheggio. Va bene, se lo dici tu. Ok, signori, salutiamoci qui, ci vediamo al prossimo appuntamento con il nostro Cavaliere Oscuro e continuiamo la ricerca della salvezza di Gotham. Ma che faccio, fuori? Mi sono rimasto male, ma... Ciao a tutti e alla prossima, grazie per le visuali.